Eccomi Presidente, grazie. Intervengo brevemente semplicemente per dire che per consegnare il voto di astensione al Movimento 5 Stelle a questa mozione, perché nonostante la bontà della proposta, che insomma si ritiene valida, diciamo, dal lato del merito, dal lato meritorio, ci si chiede però come in 9 giorni, insomma, il carattere urgente ex articolo 58 Nella mozione conferma questa cosa, si chiede come un'operazione così imponente, cioè coordinarsi col Ministero dell'Istruzione, poi in questo momento di grande sofferenza della scuola, coordinare degli eventi per tutte, insomma, in 9 giorni noi riteniamo che tutto quello richiesto nel deliberato della mozione ex articolo 58 sia, diciamo, impossibile da realizzare, almeno non in 9 giorni. Pertanto ci si chiede se questa non sia una mozione per poi dire, per poi, insomma, essere usata strumentalmente per tacciare la giunta di non aver attuato gli indirizzi dell'Assemblea Capitolina. Per cui noi confermiamo e diamo il nostro voto di astensione a questa mozione per la credo abbastanza obiettiva e pacifica mancanza di tempo per predisporre tutto quello che c'è scritto, insomma, che viene richiesto con questa mozione. Grazie mille.